per aver svolto con competenza e dedizione la propria attività professionale a servizio dell'informazione, per le elevate doti umane e sociali, segno d'onore all'impegno per l'alto valore dell'incessante attività di ricerca, per l'affezione e l'interessamento verso le terre del Sud, all'unanimità riconosciuti e testimoniati dalle sue opere, finalizzate a promuovere la conoscenza della realtà storico, sociale e umana del territorio e che ci fanno guardare con occhi nuovi a una consapevolezza diversa, fatti, luoghi e persone. Premio Gerbera Gialla Enrico Fierro, ci mettiamo anche in questo caso la consegna a favore appunto dei colleghi. Benissimo, eccomi. Okay. Allora, io ho un collega di un giornale che si è distinto per essere estremamente battagliero, per non aver paura di prendere anche punti di vista che spesso non sono accettati da altri. Ecco, a questo punto che dobbiamo dire rispetto alla lotta alla criminalità organizzata che si sta facendo nel nostro paese? Beh, intanto grazie. Io mi manterrei a Reggio. Noi siamo cronisti, Beppe Alfano. Abbiamo macchine scassate, la situazione, diciamo così, motoria non è cambiata, almeno per alcuni di noi, sempre macchine scassate sono, ed è giusto così. Io mi voglio tenere qui a questo territorio. Abbiamo fatto, questa è una bella iniziativa, abbiamo visto il bello, abbiamo visto i ragazzi, abbiamo visto l'immondizia ravagnese, sono stato oggi pomeriggio ad Arghillà, sono stato ad Archi, sono quartieri, polmoni popolari della città, c'è l'immondizia, ci sono fuori i lavoratori della Multiservizi, una delle società municipalizzate sciolte per mafia, che protestano, non sanno quale sarà il loro futuro. Io dico che qui lo Stato rischia di perdere una battaglia contro il sistema di potere politico mafioso. Se non arrivano oltre al commissariamento, oltre alla cavalleria, i soldi lo Stato perde, il Comune è stato sciolto per mafia ed è giusto così, anche se qualcuno ha attaccato la Ministra Cancellieri dicendo che è stato uno scioglimento indotto, esagerato, imprudente l'espressione che è stata usata, non c'è stata mai tanta prudenza quanto era necessario in quel momento a sciogliere un Comune che era completamente penetrato dalla mafia. E allora a questo punto lo Stato deve metterci i soldi, non possono essere abbandonati a se stessi tre commissari prefettizi, perché qui siamo di fronte alla mafia più potente perché ha grossi addentellati nella politica. Diceva un pentito, Roberto Moio, l'andrangheta è l'andrangheta, la politica è l'andrangheta, l'andrangheta è politica, la politica è l'andrangheta, è così. Stamattina c'è stata una frase bellissima di una ragazza, di una studentessa di Rosarno che può aprire mille capitoli di riflessione. Non voglio che mi rubino il futuro, voglio fare quello che mi piace, mi sono iscritta a lettere. C'è una frase molto inquietante di un GIP, giudice terzo, diciamo così, di Milano, che analizza il potere di un grosso gruppo mafioso, il Lampada, e ne analizza il rapporto con un uomo politico calabrese. Facendo lo screening dei precedenti penali e di polizia dell'uomo politico calabrese, il GIP, persona evidentemente sana di principi, dice: ma com'è possibile che uno così si proponga all'opinione pubblica, ai cittadini, agli elettori per amministrare la cosa pubblica? Dice: sono sconcertato, dice il GIP, non capisco con questi precedenti quest'uomo politico, e non faccio il nome per evitare polemiche visto che poi l'ho fatto sul giornale, è uscito sul giornale. È ancora un uomo che gestisce il potere qui, cioè quest'uomo politico deciderà il futuro di quella ragazza, deciderà il futuro della Calabria, decide anche quale libertà ci deve essere di informazione in Calabria. Il Consiglio regionale di questa terra è l'unico Consiglio regionale d'Italia che si è riunito 2 anni fa contro una trasmissione televisiva di Riccardo Iacono, è il Consiglio regionale che non ha mai affrontato il tema del perché 2 consiglieri regionali sono stati arrestati per mafia, uno di questi si piegava, si inginocchiava al boss Pelle per chiedere i voti, e un terzo è stato arrestato per un reato odioso,
vendeva illusioni e posti di lavoro ai ragazzi, mai riunito per dire che classe dirigente stiamo allevando. Si riunisce per dire no ad una trasmissione televisiva. La libertà dei giornalisti calabresi, soprattutto di quelli locali, cara Sonia, è la stessa che esisteva a Barcellona a posto di conto. Quattro soldi, contratti precari, proprietà opache dei giornali, tanta voglia di fare da parte di questi ragazzi ai quali, se permettete, dedico il premio, e lo scandalo di un consiglio regionale che limita la libertà di accesso e di inchiesta all'interno del consiglio regionale, sempre qui perché c'è stata Report che ha fatto la settimana scorsa una sacrosanta inchiesta sulla sanità in Calabria. Questa è la realtà, Paolo, è una realtà complicata. Noi possiamo dare un contributo, non siamo nessuno, noi veniamo da fuori, io ci vengo spessissimo in Calabria, ti etichettano nemico della Calabria, hai un giornale alle spalle, puoi rispondere con veemenza. Penso ai tanti ragazzi che lavorano qua, al loro compito difficile, ai tanti, se sono permette, Beppe Alfano, ai tanti Beppe Alfano, ce ne sono tanti, poi fanno il loro dovere. Grazie Adriana, grazie a te. Grazie.